Fabio Paolillo, direttore di Confartigianato Taranto, l'opportunità della ZES nell'ottica delle piccole e medie imprese. Beh, senza dubbio la ZES è un'opportunità unica che, insomma, dai patti territoriali, se si dovesse concretizzare così come è stata fatta, è una grossa opportunità per il territorio. Ovviamente la ZES si parla sempre di grandi investitori, grandi investimenti. In che modo poi possa rientrarci dentro la micro e piccola impresa, l'impresa artigiana, è tutta da vedere. L'augurio che facciamo è che adesso, siccome tocca la parte burocratica, adesso c'è tutto il discorso burocratico fatto dai tecnici, ci auguriamo che tutta questa parte burocratica sia leggibile facilmente da parte del piccolo imprenditore. Ai fini proprio della defiscalizzazione, di partire con i benefici. Assolutamente, perché poi quando le cose si fanno complicate il piccolo imprenditore non ha tempo o voglia o coraggio soprattutto di parteciparvi. Se invece si riesce a spiegargliela bene e a far risultare proprio conti alla mano quali sono i vantaggi, sarà sicuramente più facile per l'impresa ionica o quantomeno per le nuove imprese, che ci auguriamo, che non è detto che devono essere per forza grandi investitori, ma ci sono una media di piccoli investitori che comunque possono intervenire su questo territorio. E questo è l'augurio e il ruolo che vorrà svolgere Confartigianato. Come a dire, dalla teoria alla pratica. Dalla teoria alla pratica certamente, però noi abbiamo molta fiducia nell'assessore Boracini, perché ho visto che, insomma, non solo l'ha presa a cuore, ma ha la capacità di spiegarla. Avete visto stasera come è riuscito a divulgare la notizia e soprattutto a spiegarla nelle opportunità, cosa che non tutti i politici riescono a fare. Staremo presenti come Confartigianato per poterla trasmettere a nostra volta ai nostri associati.